Questo fine settimana si è celebrato il 22esimo Beatles Day, non a Liverpool però nella città natale dei Fab Four, bensì a Brescia. E per noi c'era Pierluigi Ferrari. Una giornata intera dedicata al quartetto di Liverpool con gruppi appassionati da tutta Italia, più forte della pioggia e del tempo che passa a Brescia, il Beatles Day, 22esima edizione. Sono invecchiati loro ma non le loro canzoni, i loro dischi sarebbero potuti uscire oggi e sarebbe uguale. Accanto alla musica, dare sostanza ai ricordi, gadget di ieri e di oggi, dischi originali sempre più rari. I Beatles non hanno fatto due canzoni una uguale all'altra, ci sono stati dei generi veramente molto diversi all'interno della loro produzione e piace tutto. Tanti giovani come gli anziani divisi in due scuole, chi copia i Beatles alla lettera, compresi gli errori di esecuzione, e chi li reinterpreta come Marco Zappa da Bellinzona. Facciamo una rilettura, diciamo, molto più acustica, molto più aperta, forse molto più mediterranea. Penso che si stia talmente bene tutti insieme nel nome dei Beatles che non si può farne a meno, è come una specie di impegno con se stessi.